salvataggio delle banche. Il costo complessivo per gli italiani è mostruoso. Il tutto è iniziato il 22 novembre del 2015 con l'entrata del bail-in. Da lì in poi un incessante e vergognoso finanziamento alle banche. Dal 2015 siamo già arrivati a 68 miliardi di euro. Tanto per capirsi, con 15 miliardi potresti finanziare per 4 anni un reddito di cittadinanza. Stiamo ben attenti agli spot politici, hanno preso 68 miliardi di euro. Sono due finanziari. Questi problemi solitamente sono noiosi e non vengono condivisi, ma vi garantisco che con 68 miliardi di euro tanti problemi in Italia si potevano risolvere. E invece abbiamo scelto di aiutare le banche.